Ciao a tutti Cuggi, ben ritrovati alla vostra Andrelink91, finalmente su un gioco per Nintendo Switch. E nonostante sia la demo, avevo davvero tanta voglia di registrare qualcosa per la Switch. Mi è arrivata ieri, ho messo tutto quanto a posto, ho setappato tutto quanto, connessione internet e tutto, ho messo modalità aereo perché sì, e quindi ora oggi voglio provare con voi Octopath Traveler, che è un gioco che dovrebbe uscire il prossimo anno, questo è ancora un nome provvisorio. Non so se lo cambieranno, e dalla demo, dal trailer, possiamo dire, che si è visto appunto durante il Nintendo Direct, devo dire che mi ha davvero colpito. Quindi andiamo a vedere insieme, ho voluto provarlo con voi, voglio provarlo con voi, vediamo se mantiene le aspettative che abbiamo visto nel trailer. Questa è solo la demo, non so quanto possa durare, ma penso che se sarà un'oretta e mezza, due, penso posso farla tutta quanta in una volta sola. Ok, per il momento sembra italiano. Vediamo se anche tutti quanti gli altri dialoghi saranno italiani. Ah, posso scegliere solo due personaggi, Primrose e Olbrich, che dovrebbe essere lo spadaccino, sì, il viandante, l'errante. Allora, Milite Olbrich, ok, e artista. Uno è un Milite e uno è un artista. Non lo so, questi qua non sono sbloccati. O non si possono neanche sbloccare. Ma andiamo con il viandante, dai. Il milite. Non voglio neanche leggere le info perché non voglio annoiarvi troppo. Voglio andare direttamente nell'azione. 8 anni fa. Italiano! È anche molto parlato. Pensavo fosse inglese totale. Soldato nemico, diamine, è un uomo o una belva? È solo uno, ma combatte come un esercito. Che gli dei ci aiutino. È la spada infrangibile di Visburgo. Olbrich Eisenberg! Conoscete il mio nome, veniamo al punto dunque. Chi morirà per primo? Sarai tu a morire, guardati intorno, siamo troppi. Rinforzi i nemici sul fianco sinistro. La cosa bella di questo gioco che mi sta piacendo è che probabilmente è totalmente parlato, tutti i dialoghi sono parlati. Però non so se questa cosa è solo per la demo, ma non credo, perché se la demo proponendo un prodotto e poi quando il prodotto è finito ne proponete un altro, non penso, quindi sarà tutto parlato. O meglio, durante le battaglie sarà tutto quanto parlato, perché non penso che anche i singoli PNG saranno parlati. Sarebbe alquanto un dispendio enorme di lavoro e di soldi. Ok, suonate la ritirata, ripieghiamo appunto l'incontro. Una cosa che devo dire però riguardo, che è stata già detta ovviamente, riguardo i pad della Switch, i Joy-Con della Switch, è che non credevo fossero così comodi. Sono davvero comodissimi, non sono fastidiosi da tenere in mano, sono abbastanza leggeri, insomma, abbastanza ho detto, non leggerissimi, abbastanza leggeri. Non ti dà inciampo i pulsanti A, B e Y con il Joy-Con che sta sotto, con la levetta che sta sotto, e è comodo, molto comodo. Quindi credo sia un ottimo acquisto per tutti i veri fan di Nintendo, ad ogni modo andiamo avanti col gioco. Ah sì, non sto sponsorizzando niente, me la sono pagata io la Switch con i miei soldi, quindi non mi ha mandato niente nessuno, anche perché non ho neanche 50.000 iscritti, che in genere le aziende iniziano a mandare prodotti quando vedono che un canale è in esponenziale crescita, tipo 30.000, 40.000, 50.000 iscritti. Io ne ho solo 1.700, non posso fare nulla. Ad ogni modo, Sir Olbrich, temevo fosse troppo tardi. Temevi male. Era tutto sotto controllo. Potete difendere questa posizione? Intende raggiungere l'accampamento di Sua Maestà, Sir? Esatto. Sua Maestà è Sir Erdat, è con lui. Erardt. Come si legge? Erardt, dai, diciamolo bene. È il miglior cavaliere del reame. Maestà non corre alcun pericolo con Sir Erdat. Erardt.
Probabilmente, ma dobbiamo esserne certi. Ok, manterrete la posizione. Io vado invece a vedere. Vado a vedere cosa succede. Accidenti, davvero, misericordia. His Majesty's own guard slain to the last man. Who could have done such a thing? Erhard. Where is Erhard? Sì, però con più sentimento. Erhard, where is Erhard? I'm a British man. So it was you. Dunque, quello è Sir Erhard. Lo sapevo, era Erhard, come si legge? My leash. Erhard, what is the meaning? Che significa, eh? Wow! Infatti, cosa hai fatto? Davvero? Ehi! Hey. Il re è morto per mano mia, l'avevo capito! È una follia, perché un simile tradimento? Arr, arr. Un vampirato è diventato. Nessuna follia. Ma puoi chiamarlo tradimento, in effetti. E perché? Ti ritenevo un fratello, eh? Cos'è che sta colando lì? Acqua? Quante volte abbiamo incrociato le spade nel campo d'addestramento? E quante volte ti ho ripetuto? Posso anticipare qualunque tua mossa, ogni tuo attacco. Anche io. Sicuramente lui sarà il nemico finale. O meglio, quando uscirà il gioco completo. Non penso che ci sarà il nemico finale anche in questa demo. O forse sì. Oh, a colori, meno male, sono tranquillo ora. Sempre lo stesso sogno, lo so. Pensa che la notte non posso dormire. Vedo te cambiano sogni. Ah, Philip, what is it? Che voce è? Creepins! Creepio è cre... Oh mio Dio, come trema il Rumble. A knight must always be on his guard. Oh, ma non sei più un cavaliere. In caso della vita. Solo un uomo con una spada, tutto qui. Lo dice lei, signore. Il capo villaggio la sta cercando. Qui mi guadagno a vivere come mercenario, celato sotto falso nome. Ronda mattutina, nulla da segnalare. Eh sì, ma non è che io sono chi voi pensate che io sia, quindi nulla di che. Allora, hanno sbudellato un mercante per scippargli il borsello. Una scena raccapricciante. Sbudellato mi fa pensare molto. Ecco, come pensavo appunto, non tutti i dialoghi sono tradotti. Sono parlati, voglio dire. E meno male per loro. No, meno male per loro, perché sennò davvero avrebbero speso un mucchio di soldi. Ok, che la Square Enix e la Cree Software. Non posso saltare. Ok, con X si apre la mappa. Con Y non ho nulla. Locanda, no, devo andare dal capo villaggio. Chi è lei? Ci sono delle grotte sulle colline. Non c'è niente per me da questa parte. Ok. Questa è l'armeria. Come si chiama? Emporio. No, di qua non c'è niente. Devo scendere ancora, probabilmente. Sì. Perché quello che mi ha colpito di questo gioco all'inizio era il fatto che... Ah, posso entrare qua dentro? Ah, ok. Ma non c'è nulla per me qui. Era appunto il fatto che fosse un 2D, 3D, una cosa del genere. Lascia che risplende. How goes it? È questo che mi ha colpito molto di questo gioco all'inizio. Ed è quello che forse me lo farà acquistare. Quasi sicuramente. È questo? Ah. Berg è qui. Buongiorno a lei. Buongiorno a entrambi. Philip mi ha riferito che voleva parlarmi. Esatto, andrà detto appunto. Sono stati avvistati dei briganti sulle colline. Ho notato che avete raddoppiato le ronde. Proprio così, e pensavo di chiedere il suo supporto. Con i banditi in ancora, gli abitanti non osano avventurarsi tra le colline. E beh,
Ahimè, ignoro la posizione esatta del loro covo. Ho inviato in perlustrazione alcuni uomini, ma... nel frattempo potrebbe addestrare la nostra milizia, ok? Per il gameplay sto saltando un po' di dialoghi che sicuramente non servono. Allora, con X, Y, azione viaggio. Ah, ok, tipo sfida. Sfidiamolo e sfidiamo. Indeed. Indeed. Forza, una stella, ok. Uè, che è successo? Ok, vulnerabile contro spade. Attacco con spade, ok. È a turni, oh, a turni mi piace. Dominio, mio Dio, che succede? Domina i tuoi avversari per ridurre drasticamente la loro difesa? Aspetta. Attacco per tre, vai! Mio Dio, l'ho vaporizzato! Ok. Però andiamo a combattere anche contro l'altro ragazzo, ora, se si può. Ok, non è incline a combattimento. Mentre tu sei incline a combattimento? Ok. Sfidiamo anche questo personaggio. Se posso farlo fuori tutto con una volta sola. Un altro attacco ed è finita, no? Dominio. Ah, ho capito. Vai. Anche lui vaporizzato. Ok. È stato piuttosto veloce come cosa. Ok, quindi ora, dopo che ho addestrato le guardie, combattendo fianco a fianco potreste compensarvi a vicenda. Ok. Quindi hanno accettato di combattere insieme. Qualcosa non va? No, no, nulla, nulla, tranquilli. Esercitatevi e poi dopo andate a morire in battaglia, purtroppo. Questo è vostro destino, questo vi attende. Signore, combatte con me, per favore. Philip, tu devi stare al tuo posto, non sei ancora pronto, No. Ripeti gli esercizi che ti ho mostrato e presto potrai duellare con me. Hai talento, ragazzo. Davvero? Ok. Mio padre l'hanno ucciso in guerra. Grazie per questa bellissima notizia. Te ne sarò per sempre grato. Ah! Briganti ci attaccano! Berg, signore! Briganti dalle montagne! Proprio, sono andato proprio nel punto preciso. Se non sono bravo. Bah, questi duri di Bifolk non hanno alcun rispetto. Siamo di più, circondiamoli. Passateli a fil di spada prima che il capo scopra che questi spalle alle tame ci hanno rallentato. Fatevi sotto, bestie. Non vi lasceremo passare. Al diavolo, questi spalle alle tame sanno combattere. Signore! Ottimo lavoro, uomini. Siete stati in gamba a fermarli. Ma ora lasciate fare a me. E tu chi diavolo saresti? È un povero illuso se spara di affrontarci tutti. Perché non ci proviamo? Statemi a sentire, questo tipo porta guai. Avete ragione entrambi. Ma se state cercando guai li avete trovati? Chiudi il back prima che ti mozzi la lingua. Basta ciancio e filziamolo. Mio Dio, ma cosa sono? Dominio. Oio. Oio. Ti dominio, ti domino. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Uno.
Ho capito come fare. Però ha la pelle dura, eh. Hanno la pellaccia dura. Ok, sono carico di nuovo. Posso tornare a combattere. Mi sono ricaricato con un nettare. Con il nettare. Ok. Ti sto dominando. Oh, sono tosti però sti briganti, Livello 2. Ah, ecco perché ero livello 1 ancora io. Mega gotica. Tu sai combattere, è vero. Ma non finisce qui. Quando il capo lo verrà a sapere, saremmo morto, capito? Questo si vedrà. Aiuto, mia figlia! Lasciami andare, lurido. Chi è? Chi ha parlato? Oh, Berg, me lo hanno portato via. Il mio povero Philip voleva proteggermi, ma quei bruti. Dannazione. Sono desolato, erano in troppi. Non è il momento, ora dobbiamo salvare il ragazzo. Sappiamo dove trovarli, si nascondono in una grotta tra le montagne. Andiamo allora. Quindi devo andare... Ok, devo andare di qua praticamente. Vediamo se riesco a stanarli. Questi briganti. Sentiero montano. Ok, sembra ci sia un bel po' di roba qui, Nettare decorativo, ok. Wow, ragazzi, le ambientazioni sono fatte davvero bene. La grafica, allora, aspettate, aspettiamo. Parliamo un attimo di grafica. Oh mio Dio. Wow. Maledetto uccellaccio. Ma... Il ratto? Ok, il ratto è stordito, ma... L'uccellaccio, perché no? L'uccellaccio non perde lo scudo. No. Oh, non so di preciso dove andare, ma penso sia questa la strada da seguire. Il ponte non mi sembra molto affidabile, però... Oh, aspettate, sono lì briganti, Pietranima del fuoco. Ok, però curiamoci ora perché se quelli... Ah no, sono carico, bene. Siete voi briganti? Parlate. Stai cercando qualcosa, cavaliere errante? Fatti da parte prima che ti apra in due. E coraggio, l'ammetto, come hai detto che ti chiami? Non ho mai visto un cavaliere errante tanto abile con la spada. Allora fa un passo indietro. Oh, ora hanno pallottole infuocate, Qui comandiamo noi. Ma sei pur sempre un uomo e sanguine anche tu. Prendiamolo. No. Voi non avete capito nulla. Aspettate. Vai, pietranima di fuoco! Mio Dio, 600 punti di danno a quello senza scudo! Cosa? Era così potente! A saperlo non la usavo subito. Io dico, vabbè, è un bel aggeggino, usiamolo. Ok, è andato anche questo. The thrill of the fight, beh sì. Non mollare ragazzo, neanche a prenderti. Ok, come sto di salute? Insomma. Mi aspetto un attimo a curarmi. Mi aspetto un attimo, voglio vedere se... Oh mio Dio. Covo dei briganti. Wow. Ambientazione da paura, ragazzi. Fatta molto bene. Posso salire qui? Sì. Non so dove sto andando. Io vado a caso, cioè, ve lo dico. Ho capito anche come funziona il dominio. Ok,
sto iniziando a capire molto le meccaniche di questo gioco. Salviamo i progressi. Non so se mi ripristina anche la vita, a dire il vero. Vediamo un po'. Sì, mi ripristina anche la vita, meno male. O si riprende con il tempo, non lo so, ragazzi. Parlami di quel tuo amico. È in gamba a combattere, vero? Certo che sì. È più forte di tutti voi messi insieme, non avete speranza. Non scherzo, smettetela di ridere. Avete sentito, gente? Il cavaliere errante è il miglior spadaccino del reame. Se pensa di poterci sconfiggere tutti più che un cavaliere a folle. Questo non è il mondo delle fiabe mocciose. I veri cavalieri non perdono tempo con gli spada a letame. Se è un cavaliere delle fiabe o una donzella in pericolo sarebbe un'esca migliore. Torniamo indietro a prendere la mamma? Basta, smettete di ridere. Zitti tutti quanti. Capo, il ragazzo ha più coraggio di tutti voi e più cervello soprattutto. Quindi chiudete il becco e preparate le spade. Ma capo, è impossibile che il cavaliere errante ci segua fin qui se non è matto dalle gare. Eppure c'è una persona nell'oscurità che vi attende. Ti piacerebbe entrare nella nostra famigliola? Non sarò mai come voi. Voglio essere come Sir Berg. Vuoi dire Sir Eisenberg, vorrei dire, forse. Che c'è, capo? Signore! Perdono il ritardo, ragazzo. Un imprevisto di percorso. Ehi, guardate. Il possente Sir Berg in carne e ossa. È folle sul serio. Riversa nel loro sangue, a quanto mi risulta. Le loro truppe sono riverse nel loro sangue. È diventato l'attacco del capo! Sono veloce e te ne convieni. Ma non sono solo veloce, sono anche forte. Niente male, vero? Vuole il caso che sia un regalo di un vecchio amico questa spada. Herald? Oh, lo conosci quindi? È la sua spada, dunque. Un motivo in più per ucciderti all'istante. Come fai a conoscere Herald, canaglia? Hai un conto in sospeso con lui, vero? Sì. Ok, se cerco risposte dovrò guadagnarmele. Va bene. Quanto scudo c'ha? Ma io ho paura quando attacca. Ah, nulla di che quando attacca. Ok, con la spada non ho fatto... Con la lancia non ho fatto granché. Sarebbe a dire a vuoto. Dovevo tenermi quella pietra anima. Abilità. Boh, con raffica? Non lo so. Non posso sopravvivere a un altro attacco, quindi andiamo con nettare curativo. Provo a usare un'altra abilità, provo a usare. Equo fendente. Di livello 3. Devo usare le abilità per vincere, dunque. È l'unico modo. Ok, posso resistere un altro attacco. Ok, ho rotto lo scudo di uno. Oh, attesa. Che succede? Abilità. Oh mio Dio. È un po' troppo forte però quel tipo, È un po' troppo forte. Partita terminata. Riprende l'ultimo punto di salvataggio. Ma è troppo forte quello, ragazzi. Ero arrivato al primo boss, o meglio, quello che credo sia il boss finale, a dire il vero, intorno alla mezz'ora di gioco. Stiamo a 2 ore e 17. Quanto posso essere migliorato in un'ora e tre quarti di gioco?
Molto, molto migliorato. Non avete neanche idea del livello a cui sono ora. Ero a livello 4, 5. Non potete avere un'idea del livello al quale sono ora. Io sono a livello 13 ora. Guarda, allora, innanzitutto lui sì, lui ha lo scudo più 6 addirittura. E gli fa male solo la lancia. La lancia è quello che distrugge il suo scudo. Però facciamo così. Ho farmato talmente tanto che ho scoperto che alcuni personaggi del gioco con cui ti puoi allenare ti danno degli oggetti. Ho 12 pietranima del fuoco. Guardate, non mi fanno nulla. Solo il brigante più grande può farmi una quarantina di danni massimo. Oggetto, andiamo ancora con la pietranima del fuoco. Di questo passo ce ne vorranno tre per mandare KO gli altri due là dietro. Inoltre ho imparato una tecnica interessante da fare contro il capo. Uso ancora un'altra pietranima, dovrebbe bastare per i due briganti. No? Allora ce ne vuole un'altra. Fendente ardito. Uè, 35 danni. Oh, che dolore. Che dolorone. T'ho un'altra pietranima del fuoco. Magnatela, va. E loro due sono andati. Lui adesso cadrà facilmente cadrà. Non mi preoccupo perché ho farmato un casino di nettare. Quindi sto tranquillissimo. Al massimo, vai. Così gli riduco anche lo scudo. Adesso, dunque, ce n'ho un altro pronto. Glielo faccio per due. Ok. Ora che lui è in dominio, posso fare una cosa interessantissima. Andare sull'abilità avanguardia, che è quella che sarebbe con la lancia, che fa male a lui. La massimizziamo con i punti potenza e lo attacchiamo. 2104 punti danno, fantastico, da paura. Vai. Ma non so se finirlo con la lancia o con la pietranima del fuoco. Ma vado ancora con la lancia, dai. Prossimo colpo dovrebbe andare KO. Facciamo così, avanguardia, potenziamo e via. Non ancora. Allora così. Eccolo qua, è andato anche il boss. 41 punti esperienza. Beh, insomma, ora che sono a livello 13 non sono nulla per me. Oggetti tutti per l'anima del fuoco. Ma che me ne faccio di per l'anima ora? Mi arrendo. Ora pretendo le mie risposte. Perché conosci Erard? Gerard, tipo. Era Erald. Abbiamo combattuto insieme, tutto qui. In una compagnia di mercenari. Era già un veterano quando mi sono arruolato, quindi mi ha aiutato insegnandomi le basi. Un soldato di Ventura. Dove si trova ora? Non ne ho idea. Il gruppo si è sciolto e ognuno ha preso la sua strada. Ha preso la sua strada, mamma mia. La dislessia, che poi non sono dislessico, ma diamine. Dopodiché ho vagato di città in città, ho cambiato diversi mestieri, ma nulla mi viene naturale come impugnare una spada. E così sono finito qui. Sono tempi bui e bisogna pur sopravvivere. Uno spadaccino come te sarebbe utile a molti. Potresti proteggere le persone invece di derubarle. Sì, potrei, ma ho un lavoro onesto e richiede più intelligenza di quanta me ne abbiano concessa gli dèi. Per fare un ragionamento del genere. Un po' di intelligenza ce l'hai. Non ho mai voluto far male a nessuno, ma spesso la vita non ti lascia scelta, giusto? Questo è anche vero. Scelte o no, dovrei rispondere dei tuoi crimini. Sì, me ne rendo conto, ma ho anche i miei uomini a cui pensare. Capo, che succede? Calmi, ragazzi, il cavaliere errante ha ragione. Le mie mani hanno versato fin troppo sangue. Chi di spada ferisce? Beh, il resto è noto. Bisogna accettare le conseguenze delle proprie azioni. Per oggi si è consumata fin troppa violenza. Se ti arrenderai, hai la mia parola che nessuno farà del male a te e ai tuoi uomini. È un gesto magnanimo, cavaliere errante. E intendo di cambiarlo. Ti ho detto di non sapere dove fosse Erard, ed è vero. Ma conosco chi può aiutarti. Si chiama Gustav. Sir Gustav. Alcuni lo chiamano il Cavaliere Nero o con simili pomposi nomignoli. No, no, il Cavaliere Nero ce n'è solo uno. E sappiamo chi è. Erard ha insegnato a entrambi a tirare di spada nella compagnia di mercenari. Credo lo troverei a Vinci Fossa. Ah, ok. E quest'uomo mi rivelerà dove si trova Erard? Forse, o forse no, questo villaggio mi ha accolto calorosamente.
ma è il momento di ripartire. Troverò Herald per comprendere il motivo per cui impugno questa spada. Per trovare un uomo di nome Gustav e agli dei volendo, Herald stesso. Vinci Foss, ha detto quell'uomo. È lì che andrò. Non immaginavo che un giorno avrei vestito nuovamente questi abiti. Sarà un lungo viaggio, ma non ho più motivo di indugiare. Che faccio, indugio? Ok, posso continuare quindi? Allora, mi sono allenato tantissimo, giusto per farvelo dire, con questo tizio. Ti dà 10 punti esperienza. Che sono tanti a inizio gioco, sono davvero tanti, non lo nego. Signorina, lei? Ah, punti soldi, posso ricaricarmeli andando a dormire qui. Per notte non costa nulla e ti ricarichi sia punti abilità, scusatemi, sia punti vita. Mi avete dimostrato grande affetto, vi sarà per sempre debitore. Siamo noi in debito, amico mio. Se la scelta aspettasse a me, lei resterebbe qui per sempre. Ma la vita è sua. Non dimenticheremo mai ciò che ha fatto per noi, signore. Se ci attaccheranno altri briganti, daremo loro una lezione in suo onore. Non siamo cavalieri, ma lei è stato un eccellente maestro. Possiamo proteggere il villaggio, quantomeno. Ne sono lieto. Mi spiace, sir. Filippo non è venuto. Non voleva piangere. Vabbè, dai, su. Lo capisco. Non c'è nessun problema. Ok, riferirò. Ok, quindi questo villaggio sarà per sempre mia casa. Filippo, non fa nulla. Era un ottimo colpo, ragazzo. Stai migliorando. Anch'io diventerò più forte e ci incontreremo di nuovo. Hai la mia parola. Ma finire che lui diventa il cattivo. Guarda, se se lo dimentica. Un cavaliere mantiene sempre la parola. E così il cavaliere Olberic partì per un nuovo viaggio. Sarebbe andato alla ricerca del suo ex compagno, Erhard, per chiedergli conto delle sue azioni e, forse, avrebbe ritrovato quanto smarrito, il motivo per cui impugna la spada. Quale destino lo attende? Solo il tempo potrà rispondere. Mi sa che finisce qui la demo, cavoli. No? Ah sì! Va bene, va bene. La demo è stata molto carina. Comunque sia, faccio anche l'altra parte della demo. Ah, ma posso continuare ad andare? Cioè, non finisce qui? Gola di Pletruvia Sud. Oh, questo qua continua. La cosa che un po' mi è dispiaciuta è che non si possono acquistare molti oggetti nel negozio del villaggio. Nettare curativo, Gia, quello è buono. Aspetta un po', posso andare di qua? No. Qui c'è un tizio che non mi fa passare. La demo non permette di proseguire oltre questo punto. Ah, quindi non posso neanche combatterci. Bene, quindi la demo per adesso finisce qui, questo primo episodio. Poi farò anche Primrose, mi sembra si chiami la ragazza. Penso sia una maga, se non vado errato. E quindi vuol dire che ci sono anche mostri che hanno la debolezza, o meglio, che si può distruggere lo scudo con la magia. Tipo i mostri gassosi che abbiamo trovato nella grotta prima. Quindi direi che per questo video è tutto, Kuj. Io spero vi sia piaciuto, comunque sia il primo video che porto per Nintendo Switch. Ne porterò un altro quando uscirà Super Mario Odyssey, che è un titolo che sto aspettando da quando è stato annunciato praticamente. E davvero, e porterò almeno un video su Mario Odyssey, perché comunque sia non è che voglio portarci un gameplay completo. Non saprei neanche come impostarlo, un gameplay completo di Super Mario Odyssey. Magari se poi lo porto e vedo che vi piace, potrei forse continuare a caricarlo. Comunque sia, un video lo porto al 100% su Super Mario Odyssey. Quindi la prima parte della demo di Project Octopath Traveler finisce qui. Domenica prossima ci sarà l'altra parte con Primrose. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo che in descrizione come sempre c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con UK Watch. Bye bye!